Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Qatar Gate, oggi udienza preliminare per Kaili, Panzeri e per gli altri due imputati. Ammonta oltre 1,5 milioni di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nelle perquisizioni alle abitazioni di Panzeri dell'ex presidente dell'Eurocamera. Francesco Giorgi ha parlato a lungo con gli inquirenti e secondo fonti avrebbe anche fatto dei nomi. È stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo senza vita del pilota del caccia Eurofighter del 37esimo Storm, precipitato ieri mentre rientrava in una missione alla base di Trapani Birgi. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Locogrande, a pochi chilometri da Marsala. Svolta storica nella fusione nucleare, gli USA annunciano al mondo il successo di un esperimento che ha permesso un guadagno di energia. Per la prima volta, con un processo di fusione nucleare, replicata la riproduzione dei processi che si verificano incessantemente dentro i nuclei delle stelle del Sole, si va verso una fonte di energia pulita che potrebbe rivoluzionare il mondo. Premier Meloni, l'Europa sia più vicina su Kiev, su energia, tutto contro la speculazione, le leggi razziali, infamia più bassa. Continua la guerra in Ucraina, esplosioni nel centro di Kiev questa mattina, la capitale sarebbe stata attaccata con droni delle forze russe, secondo il sindaco è stato colpito il distretto centrale di Shevchinsky e nella regione sono stati abbattuti 10 droni Shahed, la notizia dell'attacco è confermata dal governatore della regione Kuleba. E torniamo in Italia, la cronaca, condanne per la strage di Nizza del 2016, sono stati giudicati tutti colpevoli gli 8 imputati nel processo per l'attentato sul lungomare di Nizza che nel 2016 provocò la morte di 86 persone e il ferimento di 450. E sale a 4 morti la sparatoria nel condominio a Roma, è morta Fabiana De Angelis, una delle donne ferite da Claudio Campiti nella sparatoria avvenuta domenica scorsa a Fidene nel pressi di Roma. Nel corso di una riunione di condominio, l'ospedale Sant'Andrea di Roma ha dichiarato infatti la morte cerebrale della paziente. E chiudiamo con lo sport calcio, semifinale del Mondiale del Qatar, Argentina-Croazia, l'Argentina vola in finale battendo la Croazia. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.